Questa è l'autostrada che conduce al paradiso. Quando avete finito di mangiare, state in braccio a San Pietro praticamente. Amici di Brescia Ancora, nuovo video carnivoro in arrivo e questa volta non sono solo. Posso sapere dove sei stata negli ultimi 6 mesi? Michele, ho lavorato, che dici te? Ho girato l'Italia, l'Europa. E ora ti fermi? Sì, dai. Sono mancata, Michele? Un pochino, sì. Ragazzi, tenetevi forte perché in questo video vedrete tanta carne buona. Andiamo. Andiamo, dai. Ma l'avete capito dove siamo, sì? Non ve lo devo mettere qua dove siamo, no. A Paola è piaciuto tanto il posto. No, io almeno una volta qua ci volevo venire, per curiosità, per pura curiosità. Hai visto? E ci siamo venuti. Se non l'avete capito, siamo al castello di Don Antonio, a Santa Maria della Carità. Non siamo venuti per pranzare o cenare qui, siamo venuti per farvi conoscere una delle macellerie e una delle brasserie più interessanti di tutta la Campania. Vado bene, Michè? Ditelo voi, vi va bene questa outfit da brava ragazza? Sì, guidate. Si dovete sapere che Paola ha questo vizio di lavorare e da quando si è messa in testa di fare la consulente per i ristoranti viene chiamata a destra e a manca. Per un periodo è stata all'estero, poi ha girato tanti ristoranti, questo è il motivo per cui non l'avete vista accanto a me. Comunque, seguitela sul suo profilo Instagram, così siete sempre aggiornati. Sì, ma mo sono tornata. Come direbbe Schwarzenegger? Ti spiazzo in due. No, quello era Drago, era... I'll be back. I video senza di me erano una mosceria. Senza la sciocceria c'è la mosceria effettivamente. Ti ci vedrei bene con questo vestitino. Sì, proprio, guarda. E questa qua dietro è la prima tappa del nostro tour qui a Santa Maria della Carità, la bottega di Carlino. La prima bottega di Carlino rivisitata in chiave 5.0. Ma che è sto 5.0? Perché 5.0? Perché comunque oggi ci avviciniamo ai clienti in maniera diversa rispetto a quello che c'era qualche anno fa. Cioè, prima diciamo c'era solo la location fisica, adesso gli abbiamo creato anche una location virtuale. E puoi ordinare comunque sul nostro sito internet la nostra selezione Carlino. E Paola, che ora è? 18.33, Michele. Aperitivo in macelleria? Wow! Io volevo fare una super carrellata strepitosa a questo banco che è meraviglioso. Ragazzi, vi è piaciuta questa colonna sonora? È scelta te, di la verità. Io, regolare. Con che iniziamo sta aperitivo? Lo iniziamo con una fettina di guanciale di maialina nera casertano, fatto prodotto da noi con doppia salatura, con una salagione a sale fino e con l'altra di 15 giorni e l'altra salatura di 45 giorni fatta in sale grosso. Oh, ma hai convinto? Lo assaggio. Io non vedo l'ora. Guarda che bello, Michele, è trasparente, è stupendo, è stupendo. Grasso e profumatissimo, ha un sapore molto delicato e si sente che è un maiale nero casertano, ha quel tipico sapore. Si sente anche la ghianda, non vi dico nulla di strano, nulla di... è veramente così. E poi quando lo metti in bocca esplode, fa boom, buonissimo, buonissimo. Questa è l'autostrada che conduce al paradiso. Praticamente voi iniziate qui, ci sono le nuvolette, quando avete finito di mangiare state in braccio a San Pietro praticamente. Cioè tu arrivi e ti danno questo, se vai all'inferno ti danno il tofu. Guarda là che ci stanno, 4 calici pieni, capito? Esatto. È per quello, tutto fila. Cioè i calici erano 4, ma mo sono diventati 3. A boss, l'emozione! Com'è passato dallo stato solido allo stato liquido, ha perso la sua comfort zone e gli è cascato il bicchiere, gli è cascato. Ma non ti preoccupare. A few moments later. Porchetta, come posso confermare. È delicatissima questa porchetta, a differenza di quelle romane che a volte spingono molto sugli aromi, sul sale, questa è molto più delicata, veramente buona.
un assaggino delicato. Anche questa versione più delicata della porchetta ci conferma una cosa, cari amici di Braciami Ancora, che il maiale è il miglior amico dell'uomo e non se ne esce. Come diciamo a Roma, mortacci quanto è buona. Voto 9. Addirittura 9. Vabbè, sì, Michè. Ma Carli, ti ha dato 9. Ha detto questo. Volevi 10, diavoli. Non voleva 10. Carli, regala ieri un paio, vedi come ti arriva a 10. Che io un 9 in pagella non l'ho mai visto, manco col cannocchiale, per intenderci. Ragazzi, questa oramai la conoscete, no? È la mitologica cella per frollare la carne. E ovviamente qui da Carlino la carne si frolla. Vi svelo un piccolo segreto. Allora, se avete la possibilità, quando trovate queste celle, provate ad aprirle e a metterci il naso dentro. L'odore deve essere neutro, ok? Neutro. Sentiamo qua. E qui non è neutro, è neutrissimo. Vuol dire che la carne sta frollando bene. Paola, metteresti il tuo adorabile nasino dentro la cella? Sì, certo. Grazie. No, vabbè, Michè, hai detto la verità. Non è facile trovare celle veramente così neutre. Ma io una volta l'anno la verità la dico. E oggi è proprio quel giorno lì. Poi, ragazzi, guardate qui che altra chicchetta che vi propone Carlino. Carne frollata nel burro. Carne frollata nel burro e nel pistacchio. Paola, il nostro aperitivo prosegue. Io già lo so che esaurirò i mortacci quanto è buono stasera, sono certo. Senti, ho visto che confabulavi là dietro nel laboratorio. Certo, adesso immagino. Arriva il pezzo forte, Michele. E qual è? La pancetta. Io pensavo che era il guanciale il pezzo forte, ma a quanto pare la pancetta qua è ancora più pezzo forte. Qua nel napoletano la pancetta spigne. Spigne. Noi la famo spigne, non opponiamo resistenza. Se no... Direttamente dalla seconda guerra mondiale, un siluro degli americani ritrovato nelle campagne del napoletano. Ah no, non è un siluro. È una pancetta di Santa Maria della Carità firmata Carlino. Ma noi ce la dobbiamo mangiare tutta sta pancetta, mica? No, tutta no, ma la metà sì. Quanto pesa? 15 kg. È una super pancetta fatta da maiali nazionali di filiera ed è un maiale assolutamente grande, cioè ad ingrasso superiore praticamente noi diciamo, perché è un maiale di 270-280 kg. Piccolino insomma. Piccolino insomma. Roba small. Ma che però ne viene fuori una pancetta, una super pancetta, infatti questa è una pancetta che va intorno ai 15-16 kg, ma che è stagionata un annetto, grosso modo. Hai detto che la stagioni un anno? Sì. Ma te conviene? Questo è un bene che mi si immobilizza per un anno. Ma vendi la prima, no? No. No. Se funziona così? No, perché il sapore viene acquistato proprio col tempo. Quindi tu preferisci aspettare, sì, far migliorare il sapore, piuttosto che venderla subito. Quella là da vendere subito la vendono... Dillo, chi la vende? Dillo, togliamocelo qualche sassolino dalle scarpe, e dillo! Le industrie, ma affanculo le industrie, ma quindi tu metti un bip, se no ci fanno chiudere. Noi facciamo cose serie, no, diciamo. Dovete capire, io quando ragazzi questi artigiani, perché sono artigiani di altissimo livello, mi stagionano sti salumi da 15 kg, 20 kg per un anno, due anni, io vi adoro. Io porterei te il salume a Roma, pure te me porterei, che manze può fa, capito? Perché questi ragazzi, realisticamente parlando, immobilizzano un bene per un anno, anziché farci cassetto subito, lo lasciano lì. Ma perché? Perché de base sono innamorati di questo lavoro, innamorati, vogliono regalarvi emozioni quando lo mangiate. Oh, io mi ho detto un sacco di belle parole, voglio vedere, speriamo che sia realtà, no? Ti faccio vedere, Michele. Siamo sicuri? Ti faccio vedere senza problemi propri. Comunque, tu sei nato per stare di fronte alla telecamera, lo sai? Mo quasi quasi, io il canale lo cedo a te e a Paola. E ve ne andate in giro per il mondo. Ti conviene, diretta a me. Già dall'odore si capisce che è veramente spettacolare. Adesso tocca assaggiare. Per forza. Facciamo sto sforzo. Mentre qui Carlino ci taglia una fetta di questa prelibatezza, vi ricordo che loro hanno il sito. Se andate sul loro sito, che vi lascio qui, potete farvi arrivare a casa vostra questa roba, ok? Stagionata un anno, state a capire, sì. Oh, Carli, costo al chilo? Oh, mi fa sempre le fasce brutte quando chiedo il costo. L'affettato costa meno di quanto immagini, non ti preoccupare. Meno di quanto immagini? Che cazzo? La fiducia! L'affettato sui 30 euro. Pure, troppo poco! 30 euro al chilo, ragazzi, ma che volete di più? Ma io ordinerei già da domani. Va bene, ragazzi, soddisfatti del prezzo che l'ho detto. Paolo, prendi.
primo aggettivo dolce, pure questa è molto delicata, sente il pepe, sente il sale, ma non sono invasivi. Che dire, ragazzi, qua scatta un altro salatissimo. Ragazzi, dove stavate voi un anno fa? Fate questo sforzo, dove stavate? Non andate su Facebook a guardare dove stavate un anno fa. Ecco, pancetta. Un anno fa questa pancetta veniva messa, ragazzi, a stagionare e dopo un anno finisce nella mia bocca. È molto delicata, lo sai? Sta pancetta, come gli altri prodotti, rispecchiano l'animo profondo di Carlino, perché secondo me lui è un pezzo di pane. Buona. Sono arrivati altri siluri, Paola, guarda, nel frattempo. Ma qua molto... arrivano siluri come se non ci fosse un domani. Questi è i tre pepi e questa qua è la pepata fuori. Questa invece è, diciamo, una pancetta che si mangia un po' più giovane, diciamo stiamo intorno ai sette mesi, ed è finocchietto e alloro. Si vede proprio la sua giovinezza. No. Questa è una pancetta, come ti dicevo, pepata all'esterna, c'ha i suoi 8 mesi di stagionatura. Michele, se queste pancette fossero una marca, sarebbero una Chanel. Sì, ma io continuerò a regalarti pancette. Scordati, no, okay. Una Chanel da no, me, ok? Va bene, quella me la compro io. Perfetto. Ragazzi, dopo questo insolito assaggio di Chanel, davvero insolito, termina il nostro aperitivo in macelleria. Ma ora ci trasferiamo nella loro steakhouse che dista 300 metri dalla macelleria. Paola, qui gli abbiamo dato de maiale, lì che faremo? E là gli diamo de bovino. Ok, come caschi, caschi bene. E hai ancora fame? Certo, Michele. Bella, così mi piace, sei una vera professionista. Yuhu. Questa che borsa è? Yves Saint Laurent. Ah, Yves Saint Laurent, perfetto. Diamo un'utilità a queste borse fashion. Ma... diamo un'utilità a questa. Ok. Ora è molto più fashion. Grazie. Pensano che ho rubato la salsiccia. Davvero, ragazzi, circa 100-200 metri e dalla macelleria si arriva alla steakhouse. Andiamo. Andiamo. Però devo dire, il colpo d'occhio da fuori è molto bello. Bello, sì. Molto, molto bello. La cucina a vista che si vede dalla strada. Bene, andiamo a vedere. Ragazzi, il video della steakhouse andrà online però un'altra volta, perché il materiale che abbiamo girato è davvero tanto e quindi merita di essere diviso in due, la macelleria di Carlino e la loro steakhouse. Vi posso assicurare che vedrete davvero tanta 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 carne e vedrete una steakhouse meravigliosa. Per ora il video termina qua, vi lascio l'intervista completa ad Andrea, che è il figlio di Carlo, il boss, che vi spiega tutta la loro filosofia. Noi ci vediamo al prossimo video, sabato ore 12, ciao! Andrea Carlino, eccolo qua, tu sei il figlio di quel signore là. Del ciao boss. Michele, bentornato. Il figlio del boss. Senti un po', ma la macelleria 5.0 che roba è? Ma perché questo... io ho letto 5.0 fuori, eh. Allora, questo è il nostro luogo magico, diciamo così. Noi gli abbiamo ridato vita perché comunque abbiamo fatto un restyling dopo 41 anni di attività. Ok. Abbiamo fatto una cosa molto particolare in linea con quello che è lo style della nostra braceria. Perché 5.0? Perché comunque oggi ci avviciniamo ai clienti in maniera diversa rispetto a quello che c'era qualche anno fa. Cioè, prima, diciamo, c'era solo la location fisica, adesso gli abbiamo creato anche una location virtuale. Davvero? Quindi con l'inaugurazione di questa nostra nuova bottega di Carlino abbiamo dato vita anche al nostro shop online, che è Carlino Superior Beef. Praticamente quel guanciale che ho mangiato lo posso ordinare sul tuo sito? Lo puoi ordinare comodamente sul nostro sito internet, dovunque tu ti trovi, da Palermo alla Val d'Aosta. Ok, praticamente. Fantastico. Ovunque. E puoi ordinare comunque sul nostro sito internet la nostra selezione Carlino, che volevo ricordare che comunque è stata premiata al World Steak Challenge tra le migliori 13 selezioni al mondo. Allora, la selezione Carlino, parliamo di manzo, giusto? E quella ce la spariamo stasera in braceria. Esatto. Ok, esatto. Adesso papà ha iniziato a farci l'aperitivo in macelleria e noi non siamo stati in grado di dire no, quindi proseguiamo. È il suo modo di, diciamo, darvi il benvenuto alla bottega di Carlino. Questo benvenuto mi piace tantissimo. Ok, vai, alla grande. Perfetto.